Ogni generazione criminale, solitamente, ha un individuo così astuto da rivoluzionare l'intero sistema di cui fa parte. Nelle precedenti puntate, tramite brevi richiami o ritagli di vecchie foto, colui che andremo a trattare ha sempre accompagnato ogni protagonista. Partito da una malfamata zona di New York e finito per essere nominato dal Times come uno dei titani del XX secolo, signore e signore, questo è Salvatore Lucania, anche detto Lucky Luciano. Oh, eccoci qui. Benvenuti e ben ritrovati qui da Mercurius Storie di Mafia. E un attimino soltanto prima di iniziare, per ricordarvi, se il video vi è piaciuto, di iscrivervi e lasciare un commento o un mi piace. Inoltre vorrei comunicarvi che sul mio profilo Instagram, che vedrete da qualche parte sullo schermo, sto pubblicando contenuti esclusivi e quindi vi invito a seguire anche quello. Adesso mettetevi comodi e che il viaggio abbia inizio. Nato in provincia di Palermo, Salvatore Lucania arrivò negli Stati Uniti nel 1906 a soli 9 anni. Assieme alla sua famiglia si trasferì nel Lower East Side di New York, quartiere multietnico ma omogeneamente povero, eccetto, ovviamente, i primi grandi mafiosi dell'epoca. Nel giro di poco tempo, il padre tenne ad iscriverlo alla scuola pubblica, che però fu per lui un'esperienza traumatica. Salvatore era infatti il più grande della classe, ma non parlando una parola d'inglese, veniva ignorato persino dagli insegnanti e questo, ovviamente, lo spinse a guardare fuori dalla finestra, alla strada. Ma nonostante tutto questo, e soprattutto nonostante l'età, il piccolo Salvatore si accorse che al di là di tutti i pregiudizi di cui era armato, gli ebrei erano molto intelligenti, ma bullizzati. Notando che, sulla strada del ritorno da scuola, italiani ed irlandesi erano soliti fare delle imboscate agli ebrei per derubarli, si propose di offrirgli protezione in cambio di qualche centesimo. E proprio con questa idea, Salvatore incrociò colui che divenne uno dei più abili colleghi della sua vita, Meyer Lasky. Essendo ebreo, anche lui ricevette l'offerta di Lucky, ma dal corpo esile del giovane Meyer uscì fuori un «va a farti fottere». Salvatore allora rispose che avrebbe offerto gratuitamente la propria protezione, visto che il ragazzino gli era andato in simpatia, ma l'esile ebreo rispose ancora con «mettitela nel culo la tua protezione, a me non serve». Tengo a sottolineare come la non istruzione abbia portato moltissimi ragazzi, come ad esempio appunto Salvatore Lucania, a prendere una strada piuttosto che un'altra, il più delle volte legata al mondo della criminalità. Queste situazioni successivamente altro non hanno fatto che alimentare questioni molto spesso legate al razzismo e la situazione poi non è cambiata più di tanto rispetto ai giorni nostri, ma d'altronde non sono passati praticamente nemmeno 100 anni. Affacciandosi alla finestra di casa e di scuola, Salvatore capì presto che il mondo era fatto da chi aveva soldi e chi no, e lui voleva far parte dei primi. Nonostante facesse già qualche lavoretto per aiutare la famiglia, capì che rubando avrebbe guadagnato più velocemente. Ma proprio tra furti e diverse assenze a scuola, nel 1911 venne condannato a 4 mesi in una casa di correzione a Brooklyn. Ma quei soli 4 mesi gli valsero una grande reputazione tra i coetanei, che lo portò a creare una banda di cui divenne capo. Per farvi capire il genio del personaggio, Luciano impose delle regole secondo le quali, per giustificare i guadagni agli occhi dei genitori, tutti avrebbero dovuto avere un lavoro di facciata ed acquistare abiti solo con il permesso di tutta la banda. Sarà proprio Salvatore Lucania stesso a raccontare che da ragazzo, assieme alla sua banda, era solito frequentare un teatro di Times Square. Fatto sta che durante una di queste visite, assieme alla sua banda venne appunto cacciato, ma assieme a loro arrivò un ragazzo leggermente più grande, di origini calabresi, di nome Francesco Castiglia, che diverrà noto alla storia come Frank Costello.
Gli anni scorrevano veloci e, arrivato a circa 16 anni, Salvatore iniziò a lavorare presso la Goodman Hat Company come fattorino di cappelli da signora per circa $6 a settimana. Il suo capo, tal Max Goodman, lo prese in simpatia e cercò di mostrargli un mondo diverso. Ma Salvatore, invece, rimase affascinato dallo spacciatore del suo quartiere, con cui si mise d'accordo per vendere la sua droga attraverso i cappelli che consegnava per lavoro. Iniziò così il suo piano, consegnando fiale di eroina sotto il nastro che avvolgeva i cappelli per tutta la città, ma il tutto durò poco e niente perché nel 1916 venne condannata ad un anno in un penitenziario. Ma grazie alle lettere del suo ex capo Goodman, convinto delle abilità e dall'intelligenza del ragazzo, riuscì a ridurre la pena alla metà, sperando di riportarlo sulla retta via. Quei 6 mesi furono terribili per Salvatore che, da allora, guadagnò un nuovo nomignolo, Charles, visto che per lui Sal era da femminuccia. Oltre alle problematiche scolastiche, voglio sottolineare che ve ne furono anche di familiari. Infatti il padre, ritenendo il figlio come un insalvabile delinquente, decise di cacciarlo via di casa e provare un certo affetto per Salvatore Lucania rimase soltanto praticamente la madre. Adesso cercate di immaginare come degli anni così incerti e fragili per un ragazzo, praticamente nemmeno adolescente, possano essere stati segnati dalla mancanza di 2 stampelle così importanti come la scuola e la famiglia. E provate ad immaginare come questa situazione abbia infierito sul panorama psicologico di Salvatore Lucania. Nel 1917, ormai cacciato via di casa e perfetto delinquente, capì che gli affari non gli avrebbero fruttato abbastanza e che avrebbe dovuto impegnarsi di più. E fu proprio in questo momento che avvenne uno degli atti più rivoluzionari nella criminalità dell'epoca. Infatti, dopo aver riallacciato le frequentazioni con Frank Costello, unì a sé gli ebrei Meyer Lansky e Bugsy Siegel. Badate bene che all'epoca era visto in malo modo anche semplicemente lavorare con un italiano di un'altra regione, figuriamoci con degli ebrei. Tempo un anno, però, la banda arrivò a contare circa 20 membri e agiva in diversi quartieri di New York. Le entrate iniziarono ad essere ingenti, tant'è che la banda iniziò ad investire in piccole agenzie e corrompere polizia e politica. Ma esattamente nel 1919, come in tutte le vite dei nostri protagonisti, arrivò la svolta, il proibizionismo. Grazie all'avvento del proibizionismo, che a differenza però di quello di Chicago vedeva lo spaccio di alcolici puri e non tagliati, le entrate iniziarono ad essere veramente ingenti. Proprio grazie a questo motivo la banda iniziò ad articolarsi sempre di più ed accogliere nuovi membri con cui collaborare. Giusto per fare alcuni nomi che per gli appassionati saranno sicuramente celebri, possiamo trovare Tommy Lucchese, Vito Genovese, Adonis, Tordio, che nel mentre si era allontanato sempre di più da Chicago, spingendosi invece sempre di più appunto verso New York, e tanti altri, per lo più ovviamente di origini italiane o ebree. Charlie, per garantire lo spaccio di alcolici puri, iniziò dunque ad avviare attività di produzione negli USA, creando una vera e propria catena industriale che andava dalla tipografia, per ricreare fedelmente le etichette dei brand, passando alla produzione e finendo con contabilità e trasporti. Il piccolo ed emarginato delinquente stava ormai diventando il boss di New York. Ma tutto quel successo, come Charlie si aspettava, attirò l'attenzione di quei vecchi boss italiani che avevano esportato obsoleti sistemi mafiosi in America. Questi boss, che Salvatore riteneva ironicamente caricature da fumetto con pance ricadenti, non stettero a guardare in silenzio questi nuovi ragazzi emergenti, tant'è che il primo a farsi avanti fu Salvatore Maranzano. Maranzano, uomo colto siciliano, gli offrì una posizione importante nella sua famiglia, a patto che, però, lasciasse la gente con cui girava, che siciliana, certamente, non era. Charlie prese tempo e rifiutò poco dopo. A settembre del 1923, Maranzano tentò un nuovo incontro, offrendogli di entrare da lui assieme ai suoi colleghi italiani e di lasciargli il business dei liquori. Charles, nonostante l'offerta allettante,
Scaltro capì subito che altro non era se non un tentativo di Maranzano di farli fuori al momento opportuno per poi inglobare i loro affari. La proposta venne ancora, cortesemente, rifiutata. Ovviamente possiamo facilmente capire tutti quanti che Lucagna e la sua banda non avevano rifiutato un invito qualunque, ma bensì quello di un boss. Infatti inizialmente furono abbastanza intimoriti dalle possibili ripercussioni, ma Luciano stesso raccontò che incontrando Maranzano per strada si accorsero che questo non aveva intenzioni malvagie. Rifiutato Maranzano ad avvicinarsi a Charlie, fu un nuovo vecchio boss, Joe Masseria, ignorante e rozzo boss siciliano. Masseria gli riferì che l'obiettivo di Maranzano era quello di tenerlo fuori dai giochi per non coinvolgerlo nella loro guerra per il titolo di boss dei boss e gli offrì di passare dalla sua parte. Charles capì in quel momento che avrebbe dovuto scegliere il meno peggio fra i due, ma che avrebbe dovuto tergiversare nell'attesa di farli fuori entrambi. E anche questa volta rifiutò. Non a caso, qualche giorno dopo, vennero rubati dei carichi di whisky e ci furono irruzioni nei magazzini ai danni della banda di Lucania. Trovandosi a secco di alcol, Charles ricorse all'aiuto di un vecchio amico e boss, Naki Johnson, il boss di Atlantic City. Questo, in cambio del 10% dei proventi degli alcolici, gli cedette la possibilità di far arrivare la merce sulle sue spiagge e la possibilità di consentire a Costello di investire nel gioco d'azzardo nella sua città. Affare fatto. Adesso facciamo un breve salto nel tempo e arriviamo direttamente nel 1927, dove sia Maranzano che Masseria avevano l'accesa intenzione di portare Charlie Lucania e la sua banda tra le loro fila. Charlie Lucania, però, indeciso sul da farsi, decise di organizzare una sorta di meeting e decidere appunto su che schieramento schierarsi, appunto. Alla fine di questa riunione si decise di puntare verso Joe Masseria, che venne ritenuto l'uomo con più chance per la vittoria. Avvenne così il meeting con Joe Masseria, che concesse a Charles di diventare il numero 2 dell'organizzazione e di mantenere il suo il business del contrabbando. Quando però Lucania andò via dall'incontro, si rese conto, tardivamente, che Masseria avrebbe perso la guerra e che avrebbe dovuto approfittare della situazione attuale. Il tempo andò avanti e mentre Charlie lavorava per Masseria, continuò a lavorare sotto banco per assicurarsi l'appoggio dei colleghi delle altre città. Non a caso, a metà maggio del 1929, venne organizzata, segretamente, la conferenza di Atlantic City. Qui arrivò un ampio ventaglio di gangster americani che andavano da Capone, il suo vice Guzik di Chicago, passando per King Solomon di Boston e finendo con tutta la cricca di Lucania. Mentre i presenti si allontanavano dal boss al Capone, che si dimostrava violento ed inaffidabile, si avvicinarono invece alle idee di Luciano, che voleva favorire i giovani ed abili mafiosi rispetto agli obsoleti boss italiani. Nacque così un accordo che prevedeva di garantire rifornimenti a tutti e di mantenere bassi prezzi, evitando di mettere a capo un leader, ma tenendo tutti alla pari. Parallelamente, lo stesso anno, Charlie incontrò segretamente Maranzano per passare dalla sua parte, ma questo lo obbligò a far fuori personalmente Masseria. Lucania rifiutò e venne a lungo torturato. Durante le violenze riuscì a colpire Maranzano all'inguine e questo, preso dalla rabbia, decise di accoltellarlo da guancia a guancia, segnandolo a vita. La sua fortuita sopravvivenza forgiò il suo nuovo nome, Lucky Luciano. Dopo una lunga e tesa guerra fredda, a febbraio del 1930 Joe Masseria decise di far fuori l'alleato e concittadino castellammarese di Maranzano, Gaspar Milazzo. Questa decisione non fece altro che far riunire tutti i castellammaresi sotto la bandiera di Maranzano e dichiarar guerra alla fazione di Joe Masseria. Nella famiglia di Masseria nacque un clima di incertezza, tant'è che un suo luogotenente, Tom Reina, iniziò a trattare segretamente per passare da Maranzano. Tommy Lucchese, sottoposto di Reina, lo fece sapere a Luciano. Ad ottenere l'informazione fu anche Masseria, che diede il compito a Luciano di far fuori il traditore con l'obiettivo di far credere a Maranzano che era Charlie stesso a volere la guerra con lui. Reina venne ucciso il 26 febbraio da Vito Genovese.
Con i continui omicidi di vittime celebri, Lucky si convinse a passare sotto Maranzano. Il 15 aprile 1931, mentre giocava a carte con Masseria nel ristorante Nuova Villa Tamarro, Lucky andò in bagno. Da quel tranquillo luogo udì diversi colpi da sparo che misero fine alla vita di Masseria. Maranzano era il nuovo boss dei boss. Maranzano, dopo aver vinto la battaglia contro Joe Masseria, in piena estasi dall'idea di poter diventare finalmente boss dei boss, iniziò ad organizzare le celebrazioni. Lucky Luciano però sapeva perfettamente che un'ampia fetta di persone che supportavano Maranzano in realtà preferivano la sua figura rispetto a quella del futuro boss dei boss, perché praticamente nessuno supportava l'idea di avere un comandante così potente. Dopo aver riunito alcuni suoi simpatizzanti ed avergli spiegato le sue idee, ottenuto il loro consenso, assieme a Lansky organizzò l'assassinio di Maranzano. Proprio mentre questo, convinto della pericolosità di Lucky, assoldò un boia per farlo fuori. In pieno 1931, Lucky e Lansky assoldarono 4 killer ebrei con il compito di renderli il più possibilmente simili a degli agenti federali del fisco. L'addestramento durò un'intera estate, dove gli uomini vennero sottoposti ad un continuo allenamento senza la possibilità di farsi vedere dall'esterno. Al termine della preparazione, Lucky andò dai 4 sicari con un uomo, dicendogli che quello avrebbe dato conferma dell'identità del bersaglio. Il 10 settembre, nell'ufficio di Maranzano, entrò Tommy Lucchese per sottoporgli delle questioni urgenti. In quell'esatto momento entrarono 4 agenti federali chiedendo di Maranzano. Questi misero al muro tutti i presenti, segretarie e guardie del corpo compresi. 2 agenti portarono Maranzano in un'altra stanza per poterlo interrogare e, all'improvviso, tirarono fuori i coltelli per ucciderlo nel silenzio. Il boss però si difese egregiamente, tanto da costringere i 2 a farlo fuori con le proprie pistole. A distanza di pochi giorni, entrambi i boss erano morti. So che sembrerà cattivo interrompere qui il video, ma la vita di Lucky Luciano è così ricca di eventi e personaggi che ho preferito raccogliere questa porzione di eventi sulla serie del canale legata al proibizionismo. Gli altri anni restanti arriveranno sicuramente più in là, in futuro, molto probabilmente anche il prossimo video. Tengo però a farvi presente che la fonte principale di questo video è la sospetta autobiografia di Lucky Luciano scritta dal regista Martin Gosch, che a quanto pare scrisse questo libro per volere di Lucky Luciano dopo la sua morte. Tengo a farvi presente che se il libro è stato scritto veramente sotto le parole di Lucky Luciano, molto spesso gli eventi sono fantasiosi o quantomeno edulcorati ed ho cercato il più possibile di verificare e controllare ogni informazione. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito ad iscrivervi, lasciare un mi piace e un commento e cercherò di non farvi attendere tanto, o almeno così tanto, per il prossimo video, nonché il successivo episodio. Qui da Mercurius Storie di Mafia è tutto, alla prossima!